Cari fratelli e sorelle, buona giornata. È il mercoledì di Pasqua. Siamo nell'ottava che ci fa ancora celebrare con gioia e senso di solennità il mistero della risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lodiamo il Signore con le parole del cantico dei tre giovani nella fornace ardente e il cantico di Daniele che viene pregato dalla Chiesa nelle feste, nella domenica prima settimana e nelle grandi solennità. È tutto un tripudio di gioia per le opere di Dio e raggiunge il suo vertice quando sono gli uomini che stanno vivendo una particolare prova a lodare il Signore. Elevano a Dio la loro preghiera perché sanno che il Signore è vicino anche in quella fornace ardente. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore, benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiade e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Vi invito a continuare a benedire il Signore per tutta la giornata, per tutte le situazioni che ci troveremo a vivere. Vi dicevo già che il vertice di questo cantico è dato dalla lode di Anania, Azaria e Misaele, che nel momento in cui stanno vivendo la loro prova, rivolgono a Dio la loro lode. Sanno che il Signore è vicino. Ci accompagna durante la giornata questa certezza. Una certezza che viene sostenuta, illuminata dalla parola di Dio del giorno. Il Vangelo del capitolo 24 di San Luca, il racconto dei discepoli di Emmaus. Ho fatto riferimento proprio a questo splendido racconto, per me il più toccante di tutte le apparizioni del risorto, già nel messaggio pasquale alla diocesi. Questo racconto mi piace perché il Signore si mette accanto agli apostoli, ai due discepoli, li accompagna, dà il senso proprio della premura di un Dio che ascolta
interroga, spiega e poi, ecco, suscita nel cuore dei due di Emmaus la nostalgia della sua presenza. Li conduce per mano a quella invocazione: resta con noi perché si fa sera. E quando si ferma con loro nella locanda, ecco, lo riconoscono allo spezzare del pane, il gesto che Gesù aveva compiuto nell'ultima cena come segno profetico di quello che gli sarebbe accaduto sul Calvario: dare la vita, non semplicemente morire, ma dare la vita. Voglio leggere con voi soltanto la prima parte del brano dei discepoli di Emmaus. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, era quindi il giorno dopo il sabato, il giorno della scoperta del risorto, dell'apparizione, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano, discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Cari fratelli e sorelle, mi fermo qui. Avremo modo di ritornare sulla seconda parte del racconto dei due di Emmaus. Voglio commentarlo alla luce di un dipinto del 1992. Si tratta dell'opera di una pittrice statunitense, Jeanette Brooks Gerloff, e si trova in un monastero ad Aachen, l'antica Aquisgrana, in Germania. Come vedete, rappresenta i discepoli di Emmaus non nel momento finale, apicale, del racconto di San Luca, quando Gesù spezza il pane con loro e si fa riconoscere. Ma questo dipinto è bello perché ci presenta il cammino dei due viandanti con Gesù. Vediamo che Gesù è al centro, anche se è disegnato solo nei suoi contorni, è al centro. La pittrice ha voluto dire che in ogni caso, anche in questo cammino difficile, in questo deserto, con i due che sono quasi ripiegati su se stessi, Gesù è sempre colui che guida il nostro cammino. E i due di Emmaus
sono dipinti a colori molto scuri, i loro mantelli sono quasi neri, la loro testa è ripiegata in avanti, indica il loro stato d'animo, sono tristi, ma soprattutto non riescono a riconoscere Gesù. E Gesù, vedete, è disegnato solo nei suoi contorni. È stata geniale questa pittrice, perché ha presentato Gesù come colui che non viene riconosciuto, è addirittura trasparente. È una modalità per aiutarci a comprendere che cosa significa quel non riuscire a vedere Gesù. E quello che accade anche ad altri personaggi del Vangelo. Abbiamo ascoltato ieri dal Vangelo secondo Giovanni che Maria di Magdala non riconosce subito Gesù nel giardino, lo scambia per il giardiniere. Cosa significa non riconoscere Gesù dopo la sua risurrezione, o meglio, non riconoscerlo immediatamente? Proprio loro che lo avevano visto erano stati con lui, come mai non riescono a vederlo mentre egli è accanto a loro? Il Vangelo vuole farci comprendere che il modo con cui ormai gli apostoli, i discepoli, sono chiamati a conoscere Gesù non è più quello di prima. Non è più semplicemente la presenza di un maestro che indicava loro la via della salvezza, della quale toccavano la fisicità. Adesso Gesù chiede di essere riconosciuto nella fede come il Maestro e il Signore. Sono chiamati a fare un salto di qualità, il salto di qualità della fede, che riconosce che Gesù è passato attraverso la morte per ridare a noi la vita. Vedete, cari fratelli e sorelle, anche noi nella nostra vita tante volte non riconosciamo il Signore, che chiede un salto di qualità, quello della fede nelle nostre situazioni difficili, nelle quali, ecco, vorremmo vedere Dio presente come diciamo noi, e invece Egli è presente in maniera altra, che ci stupisce, ma che non è meno efficace. Oppure la presenza del Signore nei sacramenti, nella parola, che è il luogo nel quale il Signore ci parla come ha parlato ai due di Emmaus, e nella presenza massima, possiamo dire, la presenza reale, quella dell'Eucarestia. Si tratta di avere uno sguardo di fede. E la presenza di Cristo anche nel povero, nel prossimo. Quando Gesù ci dirà alla fine dei tempi, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ci chiederà se abbiamo agito riconoscendolo con occhi di fede nelle persone che hanno bisogno, nel nostro prossimo. Cari fratelli e sorelle, la Pasqua chiede che noi abbiamo occhi nuovi, occhi pieni di fede, che riconoscono Dio anche quando i suoi contorni, come in questo quadro, sono appena delineati. Però la sua presenza c'è la sua parola. Concludo dicendo che il percorso che i discepoli di Emmaus fanno è proprio un percorso aiutato dalla parola di Dio. Gesù, cominciando da Mosè, dai profeti, li aiuta a fare memoria, aiuta a trovare il senso di quello che è accaduto. Quanto è importante la parola di Dio nella nostra vita. Ricordo che Don Tonino Bello, andando in America Latina, si meravigliava di trovare in una bidonville, in una baracca, dei cristiani che, tra le poche cose che avevano sul tavolo, avevano una Bibbia. E chiese loro, voi la leggete, la conoscete? E una donna rispose, questa è la speranza nella nostra povertà. È vero, la parola di Dio è sempre fonte di speranza, perché ci aiuta a comprendere, ci aiuta a camminare come i discepoli di Emmaus. E allora quest'oggi, cari fratelli e sorelle, vogliamo pregare per la nostra società civile. Ormai ci stiamo avviando, lo speriamo vivamente, stiamo pregando per questo,
verso la fine della pandemia. Non importa, ecco, quante settimane ci vorranno, ma certamente dovunque si notano dei passi avanti in Italia. Ma tutti quanti sono preoccupati del dopo. Preghiamo perché tutti quanti impariamo da quello che ci è accaduto ad essere persone diverse, persone più capaci di condividere, di progettare la loro vita non in una maniera fatta di egoismo e di avidità. Preghiamo perché, come i discepoli di Emmaus, ci lasciamo cambiare dal Signore, che in questo momento, anche se non lo vediamo, ci sta accompagnando e traghettando verso la speranza, che tutti quanti noi possiamo imparare ad essere come Lui ci vuole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Questi giorni ci stiamo preparando alla celebrazione del sabato in albis, il sabato subito dopo Pasqua, con lo sguardo rivolto alla Madonna di Ripalda. Spero che tutti quanti voi stiate seguendo il rosario e la celebrazione eucaristica che si tiene al santuario in queste sere. Noi, fin da questa mattina, ci affidiamo alla Vergine Santa, affidiamo gli ammalati, affidiamo i medici e gli operatori sanitari, affidiamo le famiglie che stanno piangendo una persona cara, morta per coronavirus o comunque morta in questo periodo nel quale non abbiamo la possibilità di stare accanto alle nostre persone anziane e ammalate. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalda, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine luce, conforto e sollievo e gioia la nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalda, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. San Leone di Ordona, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.